bene ragazzi, nella parte precedente abbiamo battuto Bapu Bapu e adesso ci toccano le reliquie del tempo. Andiamo sempre con l'ordine, iniziando con Parco Corpo, poi Tempio Tiger, Piramide Bapu e infine Canyon Nimble. Gara delle reliquie. Ragazzi, qui inizieremo a prendere gli zaffiro, perché io le rovine perdute forse è il mondo che odio di più, perché non mi piace per niente proprio. Alle piste più odiose. Allora, 40 casse del tempo e balla lì che non ne becco neanche 20, eh. Prima cosa, guidare come dei drogati, perché qui anche qua le casse del tempo sono, come potete vedere, molto ben distanti l'una dall'altra. E il tempo perfetto non credo che riuscirà a farlo. Non dovrei fare così, però lo faccio comunque perché mi diverte fare il coglione. Ah, neanche una l'ho presa, almeno una me l'aspettavo. No, non va bene, sto facendo il cosmo vecchietto brontolone, non va bene, vecchietto brontolone smadonatore. Sto facendo cosmo vecchietto smadonatore, non va bene. Quando cosmo vecchietto smadonatore entra in gioco, le cose non andranno mai per il verso giusto. Guardiamo la vita con più positività a volte, porco cazzo. Insomma, si cavoliano tutto, c'è pure il cane che appaia. Che palle, vicini rumorosi. Sì, cane, basta che stai zitto. Proviamo a riprenderle, ragazzi. Ah, una almeno. Cazzo. Vai. Giro finale! L'unica sta, eccola qua. Un'altra, lì ce ne sono tre. Tre casse da un secondo. Così, l'ossessione stupida di voler prendere tante casse. E adesso sì che facciamo una gran... Ho fatto una gran boiata, non devo prenderla con la mia. Sai che bel tempo che avevo fatto. Qui ce n'è un'altra, vedo. Da due secondi. Guarda, c'è quella maledetta cassa di merda lì che è proprio... Niente, da fare. Imprendibile. Ah, l'abbiamo presa di zaffiro. Sapete, l'ora era per pochissimi secondi, ragazzi, eh. Vado a vedere su Bendipedia e vediamo. Nuovo punteggio max. Non lo salvo neanche. Sì, ragazzi, io quando prendo lo zaffiro il punteggio max non lo salvo mai, non mi importa. Allora, era... sì, vabbè, ma dobbiamo fare la reliquia di Tempio Tiger. D'accordo. Strano però, secondo me, guardate ragazzi, ho sfiorato di poco, allora quando ci scommettiamo, vado a vedere su Ben di Tempo. Allora, Tempio Tiger è sempre qua, ci sono un po' di male. Che mondo del cazzo è. Tempio Tiger si sta qua. Come mi sto avvicinando? Eccolo qua. Tempio Tiger. E dopodiché chiudiamo anche questa particella. Ah, dopodiché ci saranno le reliquie delle altre due piste. Ah, Piramide Papo abbastanza. E Canyon Dingue. Ah! Sì, sono un punto debole. Tutte le mie piste, tutte le piste delle rovine perdute, e certo questa sono una specie di mia bestia nera. 52 casse del tempo qui. Cosa? Neanche una ne hai presa? E andiamo però, ragazzi. Riproviamo. Vai. E che equilibrio! Che salto l'ha fatto? A volte non lo so. Mica più a volte si infatti che saltino più in alto di... quello che non dovrebbero, merda, però sta andando bene. Lì dentro è
c'è il cazzo del tempo, quindi andiamoci. Non vedo l'ora di andare al prossimo parco dei ghiacciai, quello lì sì che mi piace davvero tanto. Cittadella invece è un mondo scleroso, ma mi piace invece, ha le mie piste preferite. Niente, non è salito sulla rampa, io non so cosa cazzo stia facendo. Siamo a 24 su 52 casse. E qui il tempo è brutto, brutto, brutto. Ora non prendiamo la scorsione, ma andiamo qua a caccia di casse del tempo. Neanche una ne prendi, io non ci credo. Vabbè, intanto stiamo, diciamo, recuperando. Sarà qua. Quante di filami abbiamo prese. Forse terminiamo il giro finale senza far superare i 40 secondi. Allora, sarà meglio per te se sali sulla rampa adesso, mentre lo succede. Vai, ragazzi, ragazzi, guardate, 10 casse restano qui. Fammi essere super veloci, perché sì. Vai, metto un'altra cassa. Oramai, sì, non possiamo fare il punteggio perfetto, perché c'è una là, c'è una dietro, ecco la 3, ma era impossibile per me, era impossibile prendere la 3, 3, vero, 3, e guardate, abbiamo lasciato le casse con 3 alla fine, 48 su 52, ragazzi, mitico punteggio con le casse, devo dire. Ancora un'altra zaffiro, schifo, madonna, cioè, madonna che schifo, detto così sembrava una bestemmia, ma che cazzo? Mi sembrava sufficiente per loro. Cosa cazzo vuole per loro? Ah, stiamo facendo un po' troppo gli incazzosi, ragazzi. Ma vabbè, ci credo. Porca puttana. Passa la mappa. Ancora non ci credo. Come ho fatto a prendere una schifosa zaffira con un punteggio del genere? Ok, svogliamo la rabbia. Tanto adesso la parte è finita. Perché sì. Ci rivediamo alla prossima con le reliquie di Piramide Papu e Canyon Dinko. Ciao!